Ciao, buongiorno e ben ritrovati con un nuovo episodio di Daily Art, dove oggi conosceremo un artista contemporaneo, Raffaele Minotto, nato a Padova nel 1969. Sin da bambino è stato attratto dall'arte del disegno e a spronarlo è stato proprio il palazzo storico in cui si è trovato a crescere, situato al centro del capoluogo veneto, Palazzo Buzzaccarini, un palazzo ricco di affreschi, opere d'arte di artisti come Andrea Urbani e Jacopo Guarana, che egli amava copiare e ricopiare proprio seduto lì, sulle scale di casa. Terminate le scuole medie, frequentò dunque il liceo artistico, per continuare poi gli studi presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia, sostenuto sì dalla famiglia che avrebbe preferito ovviamente un percorso di stampo tradizionale e che se proprio di arte si doveva trattare lo avrebbe visto adatto all'insegnamento nelle scuole. Ma Raffaele Minotto no, preferisce vivere dipingendo e a ispirarlo poi c'erano le grandi ambizioni di un giovane che amava enormi artisti della scuola inglese come Freud, Bacon o l'espressionista e surrealista Alberto Giacometti. Insomma, diciamo che era attratto dalla pittura materica e non lo nasconderà mai se voi parlate con lui. Dal disfacimento poi delle forme, di tutta la sua prima arte si basava proprio sul realizzare oggetti che fossero riconoscibili da lontano, perché la loro forma, una volta inquadrata da vicino, lasciava invece posto alla materia. Ed è nella ritrattistica che Raffaele forse conserva l'influenza di Freud. Si osservi ad esempio come nel suo autoritratto segnaletico vi siano molti elementi in comune con il noto artista inglese. Poi, con il tempo e molto lavoro, Minotto ha raggiunto un suo stile, oggi riconoscibile e distintivo, dove la luce gioca con la pittura. È alleggerita, però, rispetto ai primi lavori. Infatti, le superfici dei suoi oli sono diventate più lisce, creano quasi un effetto acquerellato, senza aver dimenticato, però, quella scomposizione da cui il nostro artista è stato sempre attratto. Il successo e i riconoscimenti sono poi arrivati lentamente. È dovuto passare personalmente attraverso molte fiere, mostre, gallerie, prima di arrivare ai risultati odierni. E le tavole che dipinge, che sono di grande formato e richiedono almeno 3 settimane di lavoro ciascuna, sono oggi affidate a più gallerie che lo distribuiscono lungo il nostro stivale. Per un artista non deve essere facile comprendere quando si debba dare l'ultima pennellata e considerare terminato il proprio dipinto. Ma Raffaele si affida alla sua percezione di equilibrio, specialmente in quella proprio creata dalla luce, che abbiamo già detto essere l'elemento fondante di tutte le sue opere. Perché se andiamo ad osservare i suoi lavori, ci accorgiamo che il maggior numero delle tele raffigura degli interni, e sono proprio gli interni del palazzo storico in cui egli ha vissuto. Quindi lui altro non faceva che fotografarli, portarli in studio, dove passa solitamente 8 ore al giorno, per riprodurli con la sua visione personale di fedeltà. E sembra quasi di entrare in un mondo in cui l'illuminazione domini su tutto, il colore arriva a noi a macchie, e quegli interni raccontano così di un passato ancora attuale. Lo stesso poi vale anche per gli spazi esterni che sono fotografati sugli altipiano di Asiago. Sono luoghi che Raffaele definisce chiusi anche se all'aperto, perché ci devono essere boschi che in qualche modo chiudano il passaggio alla luce solare, che deve così farsi strada per, oltrepassare le foglie, e illuminare quello che giace al suolo, o magari una giovane donna che sta passeggiando. Questo cosa fa? Consente a Raffaele di cimentarsi con la sua arte di pittore della luce. Mi piacerebbe poi mostrarvi personalmente la neve raffigurata nella sua collezione Winterreise, dalla marcata influenza impressionista, corrente pittorica che Minotto considera altrettanto importante per la sua persona. E dall'impressionismo ruba proprio il modo di colorare la neve, che non sarà mai bianca in purezza, ma presenterà sempre imperfezioni e colorazioni sporche che la renderanno così molto più viva e molto più reale.
Vi invito dunque a visitare il sito di Raffaele Minotto, dove oltre a vedere la sua ampia collezione completa potrete trovare ulteriori informazioni sul suo percorso di studi, sulla sua biografia e anche sulle gallerie che propongono i suoi lavori. Io invece, vi invito a seguirmi sugli altri canali e ci vediamo prossimamente con una nuova presentazione.